territorio di Viterbo è un territorio splendido che evidentemente ha cambiato il suo modo di interpretare il mercato del lavoro, e noi siamo qui per questo, per cercare di spiegare quello che fondamentalmente fa il governo in pancia ad un mercato del lavoro che sta radicalmente cambiando negli ultimi anni, con l'applicazione del lavoro agile, con l'applicazione dell'intelligenza artificiale, con il fatto che il lavoro è cambiato e ci saranno posizioni lavorative sempre più performanti e sempre più formate nel tempo. Quindi un sì convinto alla formazione, non soltanto dei nostri giovani, ma di tutta la nostra forza lavoro o di coloro che in certi momenti della propria vita versano in condizioni di disoccupazione, quindi formazione, formazione continua a tratti obbligatoria. E poi il governo a livello fiscale, insomma, sta procedendo a passi ben spediti e decisi rispetto a defiscalizzazioni varie per le assunzioni o, molto banalmente, ma non è banale, per cercare di mettere qualche soldo in più con il taglio del cuneo fiscale ai nostri lavoratori. Lei ha fatto tutta una serie di punti programmatici, quali sono quelli più importanti schematizzandoli? Sicuramente la formazione nel mercato del lavoro, sicuramente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi muoiono ancora 3 persone sui luoghi di lavoro. Soprattutto il fatto che la scuola deve insegnare ai nostri giovani che effettivamente ci possono essere delle professioni molto importanti nei prossimi anni, che forse negli ultimi tempi effettivamente abbiamo un po' dimenticato. Ovviamente da parte datoriale io penso che sia per quanto riguarda i salari, che in alcuni ambiti dovrebbero aumentare, ecco, vengono aumentati, aumenteranno aumentando la produttività delle nostre aziende e non con una legge, ma la parte datoriale deve essere sburocratizzata, deve essere aiutata nelle assunzioni. Nella prossima legge di stabilità ci sarà oltre il 100% di detrazioni rispetto a persone che assumeranno madri, percettori del reddito di cittadinanza under 30. La ringraziamo. Grazie.